Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Gli industriali del nord, tutte queste... Ti ricordi che tu non eri per niente convinto che la Meloni restasse fuori? Dicevi che era un grave errore. Beh, infatti, ma io dico, l'ammetto, ma abbiamo litigato anche con la Russia qui, quindi io, cioè, queste cose qui, io le cose brava, le ammetto. Brava, te lo sei ricordato. Brava io, sì. No, quindi, mi dice brava. Però ti posso dire, alla fine di tutta questa vicenda, quello che colpisce... E l'ho letto sui giornali, i voti del centrodestra. I voti del centrodestra sono gli stessi, cioè sono cambiati all'interno del bacino, ma si sono spostati da La Lega a Fratelli d'Italia. Che ma significa? Non è vero! Però ma cosa dici? Litighiamo dopo! Minzolini, avevamo il 37%. Scusa se ti interrompo. Mi fai parlare, però cioè, ma adesso come dici che sono gli stessi? Avevi deciso di essere sobrio. Fammi parlare. Poi mi rispondi. Ma dai, ma è... Ma no, ti sto dicendo, ma cosa io ho letto. Tu, se io sono sobrio, tu sei ubriaco. No, se io sono sobrio, tu sei ubriaco. Scusa, io sto dicendo un'altra cosa. Il 37%. Ma mi fai parlare? Vabbè. Fallo finire, facciamolo finire. Sì, che poi forse Alessandro si può dire se chi ha ragione di voi due. Allora, sì, per carità. Ma io guarda, ho parlato, sono due minuti che parlo. Allora, sto dicendo che quel blocco perché le sbaglia tutte. Madonna mia. È che le sbagli tutte. Allora, non so se sbagli tu o sbaglio io. E quello che ti dico è un'altra cosa. Ti dico è che di fatto quello è il blocco. Tranquillo. Ma facciamolo finire, non ho capito che vuole dire. Allora, sto dicendo, il blocco, il bacino del centrodestra... Quello è... Anche io. È quello, ok? Perché veramente stai andando un po' oltre adesso, Allora, quello è il bacino. Dall'altra parte, cosa che invece non sono riusciti a fare, è quella cosa lì che è diversa, nel senso che tu hai tre tipi di sinistre che non puoi mettere insieme e non sono neanche, diciamo, bacini, diciamo, comunicanti. Uno è i 5 Stelle. Molto interessante. Ma è così, nei fatti. Allora, perdonate, mi chiedo ancora un attimo di pazienza alla Russa che vuole rispondere a Menzolini, alla Ghisleri che ci deve dire...